Radio Web Musica Italiana Nuova Indipendente. Questa è la bandiera, è la dichiarazione di guerra e d'amore per la musica, perché cerchiamo la musica indipendente, gli emergenti, quelli che nei grandi network vengono, diciamo, tenuti un po' in disparte, antipaticamente in disparte, e invece noi ne facciamo la ragione di radio, ragion di radio. Ma non è che ci occupiamo solo esclusivamente di musica, ci si occupa anche di altre forme d'arte che comunque concorrono o comunque operano insieme alla musica, e questa è la cosa importante, perché l'arte non è che la musica e la scultura sono due cose diverse, fanno sempre parte della stessa famiglia. Quindi entriamo in questa famiglia e oggi abbiamo un'intervista infatti con un cantautore, ma anche con uno scrittore che ci ha portato un libro importante e che ne leggerà una parte qui a questo altra economia, questo posto strano all'ex mattatoio che è cresciuto la città dell'altra economia. È una cosa molto singolare, strano questo posto, però è divertente perché c'è tutta questa gente che viene, porta a vendere dalle cose più normali a quelle più strane, e qui si fa anche musica, fortunatamente c'è uno spazio musicale. Allora, gli ospiti di oggi per noi sono Silvano Staffolani e Tullio Bugari. Ovviamente Silvano musicista e Tullio scrittore. Si vede anche dall'espressione, chi vede il video vede benissimo l'espressione del musicista e dello scrittore. Allora, buonasera, buonasera. Cominciamo con Silvano. Ciao Davide, è un piacere essere qua in questo bellissimo spazio. Sai, veniamo in pace, via, è una dichiarazione di guerra la tua, ma noi portiamo la pace, almeno ci proviamo, di questi tempi è tanto difficile, facciamo il possibile, se ci riusciremo sarà visto più tardi. Siamo qua a portare le nostre canzoni, siamo entrambi marchigiani, o lui, io mi occupo della parte musicale e lui della parte letteraria, tu hai detto bene prima, perché l'arte, le arti, alla fin fine è una unica che racchiude tutte le altre. Le parole e la scrittura non possono essere divise dalla musica. A me personalmente non può accontentare solo una delle tante, non solo la musica strumentale, non solo la poesia fine a se stessa, o la scultura, o il cinema, tutto quello che vuoi mettere. Quando sono insieme, più ne sono messe insieme, più il risultato è piacevole, stimolante, la creatività è ancora più messa in gioco. Noi cerchiamo di mettere per il momento insieme letteratura e musica. Dovrai rimanere qua per vedere quello che combineremo dopo e dirci se ti sarà piaciuto o meno. Questo lo vedremo, se resisto, perché c'ho una certa età e mi stanco facilmente. E abbiamo anche Tullio. Buonasera. Sì, io sono lo scrittore, il raccoglitore di storie. Ho raccolto queste storie in questo libro che si intitola L'erba dagli zoccoli. Sono dei racconti sulle lotte contadine negli anni 50, nel dopoguerra, ma anche sul mondo di allora che non esiste più fisicamente, ma esiste come nostra storia, come nostra esperienza, memorie che abbiamo dentro e di cui è importante ricercare in essi i significati, e quindi è nato questo libro di queste storie che raccontano un po' vicende di tutta Italia, dalla Sicilia al Friuli, in parecchie regioni, e poi questa avventura anche di scrittura e di musica, perché le serate di presentazione del libro è diventato un viaggio con letture e musiche che sono nate a loro volta dalle stesse storie raccontate. Quindi io non avevo mai scritto testi per canzoni, mi ha stimolato e trascinato Silvano in questa cosa, e ci ho provato, mi sono accorto che era divertente e la cosa funziona e ci sta divertendo molto, e ci incoraggiano anche le persone che comunque vengono ad ascoltarci e a rivivere un po'
Del resto la musica ha fatto sempre parte delle tradizioni popolari, delle lotte stesse, ci sono molti canzonieri tradizionali, folk, popolari che sono nati all'interno delle lotte o delle vicende sociali, quindi in un qualche modo ricreiamo, anche se con un linguaggio musicale magari moderno con di oggi, però siamo noi oggi che riviviamo quel mondo di allora. Allora, tanto per avere un riferimento concreto per i nostri ascoltatori radiofonici soprattutto, prendiamo da questo album che tu porti, Canzoni, L'erba dagli zoccoli, da questo album prendiamo un brano e ce lo ascoltiamo per la radio. Da quale brano vogliamo cominciare? Ma potremmo iniziare da quello che è anche il primo che noi facciamo durante lo spettacolo, che è Sogni alla deriva. Di cosa parla Sogni alla deriva? È la storia dei migranti. È difficile dare un'età alle storie dei migranti, è difficile dare un, oltre al tempo, anche uno spazio limitato, perché sono cose che si ripetono nella storia proprio umana. Noi lo riportiamo all'età nostra, facendo nostra una storia che si tramanda di voce in voce. Meglio che tramandarla attraverso il canto e la chitarra, non abbiamo trovato altri mezzi in questo caso. Una canzone può trattare sia argomenti tragici, sia argomenti divertenti. È quello che è la storia della musica popolare, dove dentro rivivono sia fatti leggeri, fatti scherzosi, fatti quello che è la vita, e sia la tragicità di chi attraverso l'essere migrante a volte trova un'altra vita, a volte non trova più, si spegne quella che ha di vita. Tentiamo in una maniera, sotto forma di canzone popolare, rendere tutto questo anche piacevole all'ascolto, senza dimenticare una riflessione che va fatta attraverso le parole e quello che esprime la musica. È compito degli artisti aiutare a riflettere. Allora ascoltiamo Sogni alla deriva da Silvano Staffolani e parole di Tullio Bugari a Mini Radio Web. Neanche una valigia che una così non esiste, per occhi grandi e neri, profondi più del mare, che mi tocca attraversare in bilico su questa vita, che ci spinge altrove, siamo sogni alla deriva, ammassati, sballottati, il nostro corpo è vuoto, non si carica a peso questa fragile barca. Carta è come un gancio, la lettera che stringo vicino al cuore, mi strazia la carne, non trattengo più il calore della tua voce. La 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 la, è anche una valigia che una così non esiste, per metterci sta vita che mi tocca attraversare, col corpo bucato giro solo per le strade, non voglio che tu mi veda, un sorriso sul volto se ripenso com'eri, un sogno del mattino, la 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 la. Sulla terra un poco schiavo, un poco bestia, senza peso né zavorra, chiedo a lei d'aiutarmi a chiudere questi buchi. La 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 la, la 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 la, e anche una valigia che una così non esiste, per occhi grandi e neri, profondi più del mare, neanche una valigia che una così non esiste, per occhi grandi e neri, profondi più del mare, neanche una valigia che una così non esiste, per occhi grandi e neri, profondi più del mare. Sogni alla deriva a Mini Radio Web da due artisti che hanno trovato insieme il modo di comunicare cose antiche ma modernissime allo stesso tempo
al pubblico di oggi, cioè il contrasto fra quello che è stata la vita rurale e quella che adesso invece è diventata la frenetica vita moderna. Ma comunque, voglio dire, qualcosa si può ancora ritrovare, si può ancora raccogliere. E stiamo parlando di questo album, L'erba dagli zoccoli, che è di Silvano Staffolani e Tullio Bugari, e sono canzoni, ma che vengono da questo libro, che appunto è L'erba degli zoccoli, dagli zoccoli, e beh, a una certa età è così, di Tullio Bugari. Allora, come è successo, cominciamo il vostro contatto, la vostra amicizia, cioè come sono stati i primi passi, le prime parole? È stata una vacanza che abbiamo fatto in Marocco e ci siamo conosciuti lì, abbiamo scambiato opinioni in quell'occasione ed era, per la nostra meta, era un festival di musica popolare. Guarda caso ritornano questi argomenti, a Essaouira, dove c'è un bellissimo festival di musica popolare e dove tutte le persone partecipano in una maniera strana che da noi si è un po' persa, assomiglia un pochettino a quello che succede nel Salento probabilmente, con la riscoperta della pizzica che coinvolge tutte le generazioni. Il nonno, figlio e nipote sono insieme e vivono la stessa esperienza. In Italia, non tutta l'Italia, succede qualcosa del genere, solo localizzata in alcuni territori. Noi siamo fortunati perché nelle Marche ancora abbiamo queste tradizioni vive, per cui di generazione in generazione si sta insieme, si fa rivivere, ma non è un rivivere, è un far continuare qualcosa che non si è mai spento, è solo soffiare sul fuoco per riavvivarlo. Lì noi ci siamo confrontati un pochettino su quello che ciascuno faceva di noi. Io ho raccontato delle mie canzoni e infatti le prime volte, le prime uscite, c'erano esclusivamente le mie canzoni, non erano ancora pronte queste altre. È stata un po' una scommessa durante il nostro viaggio, questo delle presentazioni appunto. Gli ho raccontato quello che facevo, quello che riguardava sia il teatro che la musica, e probabilmente Tullio si è incuriosito, io incuriosito dai suoi, perché il suo libro alla fin fine tratta e racconta quello che io vivevo attraverso le canzoni che ascoltavo. Abbiamo pensato di metterle insieme e questo è il risultato, che sta crescendo ancora. E Tullio, la tua prima impressione quando hai conosciuto Silvano? Sì, il contesto era questo, molto adatto, di Essaouira, di questo festival, di questa atmosfera di fiera e festa continua. Io avevo già, il libro era già uscito, avevo già iniziato le prime presentazioni, e è un libro che è nato fin da quando scrivevo con l'intenzione di leggerlo, di leggere ad alta voce dei brani, anziché parlarne, leggerlo direttamente, e mi stavo arrangiando ogni volta con dei musicisti, che amici che incontravo nei posti dove andavo, e quindi raccontavo a lui questa cosa. E il passaggio successivo invece è stato quello di fare non una combinazione casuale di volta in volta, ma iniziare a realizzare un dialogo diretto, una collaborazione diretta, e quindi parole e musica che hanno cominciato a confrontarsi direttamente e a crescere insieme, insomma. Allora, vi accomuna anche il capello lungo e la barba. È una uniforme? Sì, tutti i marchigiani hanno i capelli lunghi e la barba, quindi ci tocca, perché altrimenti quando rientriamo subiremo la condanna di tutti gli altri, che le Marche possono essere solo con capelli lunghi e barba. Tutti hanno i capelli lunghi, non esistono calvi nelle Marche. Io sono passato anche a Macerata e non sono riuscito a mangiare i vingis grassi, e questo ancora mi duole molto. Male, sì, che è il piatto tipico, il più tipico che c'è probabilmente. E, sì, in questo momento, adesso, pensando alle Marche, mi viene in mente anche quello che è accaduto con il terremoto di recente, no? Perché noi parlavamo adesso delle canzoni, delle storie, e i vincis grassi sono uno degli elementi che caratterizzano non solo quelli culinari, insomma, ma
tanti altri aspetti. Tornando alla musica, alle tradizioni, a questa storia, eccetera, in questo momento si sta vivendo un pericolo particolare, insomma, che un evento del genere può anche portare un colpo importante di frattura in queste tradizioni, in questa storia, in questa identità che è la cultura, lo spirito delle Marche. Quindi in un qualche modo anche questa cosa ci prende abbastanza, insomma, ci riporta vicino un po' alle nostre terre. E, insomma, sono altri elementi importanti, insomma. Allora, la storia rurale, tu l'hai vissuta in prima persona o attraverso racconti? Sono come se fosse diventato un racconto antico, perché ero molto piccolo, però sì, l'ho vissuta in prima persona. Da piccolino quello che vivi è più un gioco che una realtà vissuta, nel senso che tutto quello che riguardava il lavoro di campagna per me diventava un qualcosa di divertente. Non era sicuramente vedere un lavoro fisico pesante, era fare il bambino tra le gambe degli adulti quando lavorano. Quindi ho dei ricordi piacevoli degli strumenti della campagna, degli animali di campagna e di quello che gli odori, le cantine, il vino, le grandi botti, tutto ti rimangono più che ad averli vissuti il ricordo di quello che erano appunto sensazioni come gli odori. Li ho vissuti, li ho riscoperti tutti quanti da adulto con la riscoperta della musica popolare, che per me è una continuazione diretta, senza linea di interruzione, di quello che è stato il rock con cui sono cresciuto. Alle stesse basi, musica popolare l'una, fatta con lo stesso schema e con la stessa abilità e capacità di persone del popolo, che ritrovano le stesse melodie, vabbè, magari non proprio gli stessi suoni, ma la stessa modalità di approcciarsi con la musica, con la carica e con la vitalità che deve esprimere. Allora, ascoltiamo un altro brano da questo album, che sarà? Quale vuoi scegliere, Tullio? Sceglilo tu. Quello che dà il titolo a questo CD, Mezzadro, Mezzo Ladro Contadino, dedicato ai mezzadri. Mezzadro, Mezzo Ladro Contadino, è un titolo difficile, impegnativo. No, racconta quello che era il mezzadro, la sua vita, è stato bellissimo, perché lui mi ha passato il testo. È diventato una prima parte della canzone che ascolterete, è abbastanza, come dire, pesante, seria, perché sta raccontando i problemi che il mezzadro vive. La canzone finisce e come ci siamo consultati, io l'ho interpretata che a un certo punto il mezzadro dice: ma ve ne andate tutti a quel paese, era quello che volevo esprimere. Anche la canzone trasmette questo, alla fine il senso è quello. Allora, Mezzadro, Mezzo Ladro Contadino, da Silvano Staffolani e Tullio Bugari. Vattene mezzadro contadino, vattene zuccone e samardini, carica il carretto via in fretta, che oggi è il giorno di distesa. Padrone mio, non mi cacciare, via da qui non so andare. In questa terra ho seminato, ho pianto, ho riso, oppure respirato. Mia moglie al fiume insieme alle bambine, le tue lenzuola portava a lavare. I miei figli solo zappa e panga, mi proibivi di mandarli a scuola. Mi dicevi facciamo tutto a mezzo e ti prendevi mezza fatica mia. Io contadino, mezzadro, mezzo ladro, la mia metà dovevo rubacchiare. Vattene mezzadro contadino, vattene soccone e samardino, carica il carretto via in fretta, giorno di disdetta. Quando portavo
l'ottavo, primizie e capponi, via il berretto, la testa abbassavo, mettevi le uova nel misuratore, se dentro cadevano tu mi insultavi, mi dicevi si fa tutto a mezzo e ti prendevi mezza vita mia. Io niente scuola non so contare, tu con i miei conti a rubacchiare. Ora mi cacci, non so dove andare, raccatto zappe, moglie e figli, alla terra mi devo affezionare, ne cercherò altra da seminare. Vattene risato, contadino, vattene zuccone, San Martino, basta chiacchierare, via in fretta, oggi è giorno di disdetta. Non t'arrabbiare, son già sul carretto, sulla tua terra ho già seminato. Mi dicevi si fa tutto a metà, e metà del respiro io t'ho lasciato. Non ti manca nulla, mi dicevi, i miei conti eri tu che li tenevi. E a te è restata la terra, a me sì e no questo cielo. Io mezzadro, mezzo ladro contadino, per la strada ho incontrato San Martino, mi ha dato mezzo del suo mantello e non mi fido, è mezzadria pure quello. Io mezzadro, mezzo ladro contadino, per la strada ho incontrato San Martino, mi ha dato mezzo del suo mantello e non mi fido, è mezzadria pure quello. Io mezzadro, mezzo ladro contadino, per la strada ho incontrato San Martino, mi ha dato mezzo del suo mantello e non mi fido, è mezzadria pure quello. Io mezzadro, mezzo ladro contadino. Abbiamo ascoltato San Martino, mezzadro, mezzo ladro contadino, da Silvano Staffolani e Tullio Bugari, che sono qua a Roma, in questo strano posto che si chiama Città dell'altra economia, ma non si capisce qual è l'altra economia. Comunque va bene, c'è questo mercato ambulante e di ambulanti, o comunque di cose anche, come posso dire, usate. È un po' una specie di portaportese, va, dai, portaportese da noi è famosa. Allora, voglio andare ancora più indietro nel tempo, facciamo questo viaggio a ritroso proprio per ritrovare qualcosa. Le radici. Le radici. Silvano, cos'è che ti ha portato a decidere la musica è il mio mondo? Che domanda grande, che devo rispondere con una certa responsabilità per quello che dico, perché potrei dire la prima fesseria che mi passa per, e non è detto che proprio quella vado a rispondere in quel modo. Allora, la musica, come le arti che citavamo prima, non sono propriamente un qualcosa che tu hai tutta questa facoltà di scegliere, nel senso che hai una predisposizione per l'una o per l'altra, e quando te ne innamori è come quando ti innamori di una persona, non è che scegli così tanto, accade e non puoi scegliere altrimenti, e questo è il guaio. Magari dici ma no, basta, io mi allontano da questo, da questa, mi allontano dalla musica. Non funziona in questo modo, perché quando ce l'hai dentro, una passione che un po' ti consuma, un po' ti brucia, un po' ti fa vivere, è quello che ti fa vivere, ti dà la spinta per affrontare tutto il resto di quello che ti può succedere. Ciascuno di noi si deve innamorare della musica, delle persone, di quello che volete, del mercato o quant'altro. Finché c'è quel tipo d'amore, ma quanti significa anni avevi? C'era l'Ottocento, c'era il Baiocco e si suonavamo i tamburi, non c'è. Quanti anni avevo? 6-7. Il primo amore della musica in realtà è stata la radio, perché quello che trasmetteva la radio, attraverso quello sentivi quello che, i suoni che c'erano in giro. Poi dopo
subentra la ricerca, capisci cosa ti piace di più, cosa di meno e in base a quello orienti i tuoi gusti, cerchi, vai a scoprire. Quindi arrivano i concerti, la televisione e quant'altro all'inizio. Il primo strumento? Chitarra, sempre chitarra è stata da piccolino, forse era appena troppo grossa per me, però era la chitarra classica. Quella con le corde di plastica, difficile da suonare perché ci sono difficoltà tecniche per fare il barré, per fare altri. Io suonavo la chitarra classica come se fosse una elettrica con distorsore. C'era qualche problema esecutivo, però già la strada era quella. A quella sono ritornato, adesso una chitarra acustica che la suono come se fosse una chitarra con distorsore, non è cambiato niente. E a questo punto Tullio ci dovrà raccontare come è iniziato l'amore per la scrittura, quindi invece della chitarra carta e penna o matita. Carta e penna, sì, all'inizio carta e penna. Ma diciamo la scrittura o il libro in quanto tale è stato sempre presente da quanto indietro risalgono i miei ricordi, insomma. Non era una casa piena di libri, anzi tutt'altro, perché era una famiglia contadina, io sono nato in campagna, il libro era un oggetto raro, però era presente. E quindi diciamo c'è questa origine ancestrale oramai. Per farlo un po' più corta, diciamo che mi è sempre piaciuto scrivere, però restringiamo il campo alla scrittura narrativa, no? Quindi eliminiamo la saggistica o tutto il resto. Questo è più recente negli anni. Lo scrivere come in questo libro, quindi salto direttamente all'oggi, insomma. Ho ripreso storie vere, quindi mi sono documentato storicamente, e le ho raccontate come se fossero un romanzo, per cercare di rivivere quelle che possono essere i punti di vista del singolo individuo, il sentire, la passione che uno mette dentro gli avvenimenti che vive. Ecco, in questo senso, come scrittura narrativa, negli ultimi 20 anni circa ho cominciato ad allontanarmi piano piano dalla saggistica, ho fatto molta sociologia, ricerche sociali, poi a un certo punto mi sono accorto che mi piaceva di più entrare ancora più in profondità, non restare alla descrizione dei fenomeni ma cercare di immedesimarmi. Allora la scrittura mi dà questo tipo di sensazione, mi piace sia la narrativa sia la poesia, i racconti in particolare, il racconto breve. E adesso anche la canzone, perché stuzzicato da Silvano, si è aperta questa nuova strada. Ma il primo libro che hai letto? Il primo che ho letto in assoluto? Francamente non, mi ricordo di più il primo che ho comperato con i miei soldi. Okay. Che avevo E va bene lo stesso. Ero all'età della seconda elementare, in una colonia estiva, avevo dei soldini da casa per il mio fabbisogno mensile, arrivò il mercatino, c'erano i dolci, le cartoline, i francobolli, eccetera, e un angolo di libri, io comprai un libro. È così che nasce proprio da bambini, certe passioni proprio nascono da bambini, infatti io ho la prima telecamera a 5 anni, non sto scherzando ovviamente, però devo dire che con la cinepresa 8 mm, quella antichissima, ogni tanto, con la pellicola ovviamente, ogni tanto qualche filmetto lo facevo e quindi è così. Allora, vai con un altro brano. Sì, andiamo con un altro brano e questa volta ascoltiamo Su Alzati Maria, dedicato a Maria Margotti. Maria Margotti? Maria Margotti. Allora, noi raccontiamo, come dicevamo prima, delle storie, mi piace dire che sono antichissime, di qualcosa che non può succedere più, perché raccontiamo un passato così distante nel tempo che le persone sono ovviamente migliorate, gli errori che hanno fatto non li ripeteranno mai più. Per esempio, qui c'è una donna, Maria Margotti, che muore durante uno sciopero. Mi piace dire che queste cose potrebbero non succedere più. Sto raccontando una boiata, purtroppo, perché quello che noi pensiamo che sia un passato così distante nel tempo è una cosa che si ripete nuovamente, continuamente. Allora, Su Alzati Maria, Silvano Staffolani e Tullio Bugari, a Mini Radio Web.
abbracciati Maria, andiamo a casa. Maria resta lì abbracciata alla terra, non sanno le compagne se sogna o riposa, non vogliono che sia di nuovo come in guerra. Pedala ogni donna il vento sulla camicetta, quanto è alto il ponterreno stamattina. Pedalano veloci le donne in bicicletta, sussulta la pianura, la lotta s'avvicina. Maggio 17, anno 49, la lotta dei braccianti di quanto sarà dura. Le donne vanno allegre e nulla le smuove, oggi il grande sciopero si ha paura. Le donne del collettivo quando passano loro, sembra che passi la campagna intera. Il pieno della terra senti l'odore, il respiro di questo sole e le bagna. Alzati Maria, torniamo dalla via maestra, quella che i fascisti si chiamano sempre. Era sporca la loro paura, temevano la vita, la nostra lo sgomento, la teneva pulita. Su, alzati Maria, andiamo a casa. Maria non si alza, abbraccia ancora la sua terra. Lo sparo, quello sparo, già colte di sorpresa, chi l'avrebbe immaginato così anche il dopoguerra. Maria adagiata sulla tavola eri muta, le tue figlie sgomente ti lavano il viso. La fina 12 anni, la Berta 14, che strazio diventare senza preavviso. Le donne del collettivo quando passano loro, sembra che passi la campagna intera. Il pieno della terra senti l'odore, il respiro di questo sole e le bagna. Maria hanno scritto che sembravi vecchia, stupidaggine e ribella, eri una di noi. Non volevano tornassimo dove t'hanno uccisa, siamo andate lo stesso, piangevano anche i fiori. Maria a ciascuna di noi poteva toccare, la Biagia, la Elba, la Alves, la Leda, la Edma, la Fernanda, la Teresa, la Rina, li senti come sono i nostri nomi. Dicevi vengo con voi, lo faccio per le figlie, ora vai Maria. Però puoi andare, 100.000 salutarti, piange anche il cielo, torniamo a casa con questo vuoto addosso. Le donne del collettivo quando passano loro, sembra che passi la campagna intera. Il pieno è della terra, senti l'odore, il respiro di questo sole e le bagna. Di Maria, andiamo a casa. Maria resta lì abbracciata alla sua terra. Abbiamo ascoltato su Alzati Maria da Silvano Staffolani e Tullio Bugari, questi due capelloni con la barba che sono venuti a Roma dalle Marche e hanno quest'aria un po' sessantottina, diciamo, no? O almeno un tempo si diceva l'aria sessantottina, oggi non lo so cosa si dice, però importante è che la vostra musica ha quell'impegno che c'era nella musica degli anni. Nella mia biografia, la prima riga, cito apposta, dice: nato giusto in tempo per assorbire tutte le contestazioni del 68 e farle sue. Perciò l'aria sessantottina ci sta, ci sta. Confermo.
però non si... sciarpa rossa ovviamente, ma questo perché è freddo, c'è aria qua a Roma, io non sono abituato, sono su del territorio mite delle Marche dove si sta sempre con la stessa temperatura, qua è freddissimo, la sciarpa serve per quello. Dai, non è più tempo di rivoluzione, forse tutti i giorni è tempo di rivoluzione, dai, non abbiamo questa parola così grande da portare avanti come fosse una bandiera, però nel nostro piccolo cerchiamo, quello che dicevo prima, attraverso una canzone fare un po' riflettere, non è solo questione di svago, anche quello, però lo svago fino a se stesso non basta, allora si torna a casa con una piccola riflessione, poi i giorni dopo magari hai fatto una cosa carina, hai sentito un qualcosa che ti ha divertito, ti è piaciuto e torni a rifletterci. Questo è lo sforzo più grande verso cui tendiamo. L'impegno di far riflettere l'ascoltatore o il lettore è una cosa che un autore si autoimpone, che ricerca o che gli viene naturale? No, saperlo. Saperlo. È un po' l'uno e l'altro, non so, non saprei dire, non me lo sono mai posto da questo preciso punto di vista. Diciamo che mi piacciono le storie importanti, che mi trasmettono qualcosa, che penso che siano importanti, che ho il piacere di affrontare, ma anche il piacere di raccontare ad altri, insomma, quindi di condividerlo. Che le storie, poi che storie sono se non si possono condividere, se non si possono raccontare, se non si trova il giusto spazio per farle rivivere e tenerle con noi, no? Hanno una loro importanza, una loro vita, un loro significato, quindi in questo senso è un po' l'uno e l'altro delle cose, della domanda che mi fai, perché poi va bene, senza neanche essere troppo didascalici o educatori per forza, no? Non mi piace, perché mi piace di più offrire stimoli, mettere a disposizione quello che ho trovato, metterlo lì, raccontarlo, rielaborarlo nel miglior modo possibile per essere il più accattivante possibile, poi chi ascolta prosegue da solo, insomma, no? Perché è giusto che prosegua da solo. Quindi possiamo dire che a tua insaputa ti viene naturale. Sì, mi è congenito. Mi è congenito. Quest'anno abbiamo purtroppo perso alcuni importanti cantautori. A me mi viene così Paolo Conte, ma non è l'unico, purtroppo ne abbiamo persi tanti. E negli anni passati ancora tanti. Io faccio riferimento per esempio a Giorgio Gaber e ancora prima a Fabrizio De André. Tu hai seguito le carriere, le storie e insomma la musica di questi ragazzi cantautori? Purtroppo quello che piaceva a me è scomparso molto tempo prima, perché il primo concerto che io ho visto, 13 anni credo, 13 o 14 il massimo, era Rino Gaetano. È lui che mi ha fatto crescere. Cantautore atipico, perché forse non lo metterei insieme agli altri, non lo so, per il suo modo, il suo sarcasmo, il suo modo di affrontare argomenti seri, un pochettino quello che dicevo prima, vicino alla maniera popolare di raccontare qualcosa, anche di tragico in maniera leggera. Con gli altri ti rendi conto, se il tema è pesante anche la musica lo segue, un po' diverso dall'attitudine di musica popolare. Rino Gaetano è venuto a mancare troppo tempo fa, però ha gettato il seme di quello che poi doveva crescere dopo di lui, ci è riuscito in pochi anni rompendo qualsiasi regola che fino a quel tempo vigeva. Non so se definirlo cantautore o anche lui un primo rocker, si era avvicinato a un suono più rock, un po' distante dal nostro italiano, si è avvicinato un po' di tutto, al reggae, ha fatto un po' di tutto, perché era libero di fare qualsiasi cosa volesse. Ci abbiamo della musica di sottofondo che, non so, ci rappresenta? No, un'altra roba. Allora, ascoltiamo un altro brano così ci spostiamo. Che non con è quello che sentono. No, non questa caccola qua. Di Rino Gaetano, possiamo... Visto che parlavamo di Rino Gaetano, possiamo prendere il brano dedicato a Melissa. Dov'è? Qui nell'elenco.
Fragala alle vittime di Melissa. Melissa è un posto vicino Crotone, Rino Gaetano era di Crotone. Io quando sono sceso per raccogliere e visitare il posto dove è ambientata questa storia, che ci fu un eccidio, morirono tre persone durante le cariche della Celere in una occupazione di terre. Oltre a visitare questa zona sono anche andato a visitare a Crotone il monumento a Rino Gaetano, cioè un monumento a Rino Gaetano, quindi già che siamo a casa sua, anche se la canzone parla d'altro, però mi pare bello l'abbinamento, insomma. Quindi Fragala dedicato a Melissa. Fragala dedicato a Melissa da Silvano Staffolani e Tullio Bugari a Mini Radio Web. Sasso te lo scagliano addosso, buca la pelle, si annida dentro, non lo scioglierai da solo. 29 ottobre 49, Melissa lanciò del sasso, la memoria picchia giù dal cielo, cerca i bracciantini e trova la pelle. Corre Angelina, agita la bandiera, intona la voce, un canto d'amore, arvoro picirito, cantano tutti dietro lei. La memoria quando ti colpisce, non puoi trattenerla con gli altri, tu devi dividerla, se vuoi usarne la forza. Sasso lanciato addosso, pisce Angelina, taglia in due la voce, ora è un lamento e dura poco. La memoria è un sasso lanciato a caso, avrà fatto Giovanni, gli sembrava una festa ed è una guerra, un solo giorno è durata. La memoria è un sasso, stravolge destini, sbaraglia Francesco, non è morto in Russia, è tornato qui da noi a farsi morire. La memoria quando ti colpisce, non puoi trattenerla con gli altri, tu devi dividerla, puoi usarne la forza. La memoria siamo noi in questa stanza, ci la portiamo dentro ogni giorno a rovistarci, non dovremmo mai farlo da soli. 29 ottobre 49, è il tempo delle fave, zappano i contadini a Fragala, cercano vita di spostare più là. Corre Angelina, agita la bandiera, intona la voce, un canto d'amore, arduro piccirito chiantai, cantano tutti dietro lei. Corre Angelina, agita la bandiera, intona la voce, un canto d'amore, arduro piccirito chiantai, cantano tutti dietro lei. Corre Angelina, agita la bandiera, intona la voce, un canto d'amore,
al loro piccinetto piantai. Cantano tutti dietro lei. Questa era Fragalà di Silvano Staffolani e Tullio Bugari a Mini Radio Web, e stiamo procedendo nella conoscenza di due capelloni con la barba che mi cominciano a piacere veramente, e sono contento di averli incontrati qui a questa strana città dell'altra economia. Lassù c'è anche una scritta su quella vetrata, il CAE, città dell'altra economia. È una cosa buffa, ci sono esposizioni, c'è bar, ristorante e tutto il resto, ma ci siamo anche noi. Tra poco suoneranno qui in un angolo riservato alla musica, ma c'è una cosa che molti quando mi contattano mi dicono: senti, vorremmo fare un'intervista, ma quanto costa? E mi viene da ridere, perché io ho un altro modo di pensare. E invece so tante radio che, come tu mi dicevi... Sì, e bisognerebbe distinguere chi fa musica e chi vive intorno alla musica, chi ci mette la passione e chi invece ne fa un mercato. Eccolo qua, l'altra economia. Anche quella è diventata una bella economia, e l'emergente, la musica emergente, è la vacca da spremere, perché adesso come adesso è quella che ha più latte. Molte radio fanno pagare i dischi, i brani che passano, fanno pagare le interviste, così come le recensioni spesso sono a pagamento. Esistono dei listini prezzi, e chiunque vuol fare un CD o qualsiasi cosa e lo mette, come faccio io per esempio, in free download, tutta la mia musica in free download, magari dopo questo lo ripetiamo con l'indirizzo. Nonostante questo c'è chi ti chiede soldi semplicemente per ascoltarla, per divulgarla. Ora, se questo fosse un catalogo, quello che io espongo è un catalogo di merci in vendita, è giustissimo. Quindi è tutta una vendita, è una compravendita, e ha le sue regole del mercato. Questo è un pochettino diverso, dentro ci sono altre cose, altri valori, e ci si aspetta un altro tipo di trattamento. La rivoluzione dell'inizio probabilmente è ancora in corso, sai, non è mai finita e deve per forza continuare. Chi si scarica i miei CD troverà le indicazioni anche dei programmi usati per registrare, per incidere e per suonare insieme. Non si tratta di far suonare una macchina, devi dare tu le istruzioni, quindi dovresti esserne, si pensa che tu ne sia capace per avere un risultato come questo. Trovate le indicazioni, fatevi la vostra musica, registratela, distribuitela. Se vi chiedono soldi, fate come volete, siete liberi di fare quello che volete, ma quello è un mercato, entrate in un mercato con le sue regole, poi non state a contestarlo, rispettatelo, perché è un'altra cosa. Se voi fate parte di un'altra tipo, un'altra mentalità, vivetela fino in fondo, perché ne avete la possibilità. Tutti quelli che fanno musica, continuate a farla senza farvi dire né come né per quanto. Io francamente sconsiglio di andare a pagare le radio per fare i passaggi, perché un conto è uno spot pubblicitario e allora ha un senso, ma quando tu mi dai la musica, che è il contenuto di una radio, e pretendi che io paghi a te il contenuto che ti fornisco, è come andare al macellaio e dire: mi devi pagare la fettina che mi dai. Cioè, è paradossale, per me è assurdo, però il mercato è quello, facessero come gli pare. Io sconsiglio chiunque di andare a pagare per fare dei passaggi radiofonici della musica. Ma per l'editoria mi sa che stiamo pure lì. Sì, ci sono problemi analoghi. Esiste quella che viene chiamata editoria a pagamento, che insomma lo scrittore scrive il libro e per pubblicarlo viene invitato a partecipare alle spese, ma che significa pagare lui il libro? E magari spesso possono essere anche più che delle case editrici, delle tipografie di fatto che stampano, e poi non si sa il libro dove va a finire. È un mercato anche qui abbastanza complicato, difficile, probabilmente distorto a monte dai grandi gruppi della produzione e della distribuzione, che poi ne risentono tutti.
E, sì, a me è capitato soltanto in casi particolari di libri che però erano legati a dei progetti sociali particolari con i quali si contribuiva alle spese insieme all'editore, ma era un discorso diverso in ogni caso. Altri testi, anche questo qui, L'erba dagli zoccoli, l'editore è un piccolo editore marchigiano di Macerata, si chiama Vidia, piccolissimo, più incosciente che coraggioso. E da editore pensa lui alle spese, a quello che fa normalmente l'editore, insomma. E, è difficile, ma al di là di questo occorrerebbe, boh, non so, tante. Mi è capitato anche di incontrare dei giovani che mi chiedevano: ma tu hai pubblicato, come hai fatto, come posso fare io per contattare un editore? Non è semplice, non c'è proprio un sistema che aiuta, che dà una mano, che indirizza, che lavora insieme. Siamo in un momento di paradossi quasi, no? Adesso, però giustamente l'autore che scrive dovrebbe avere un riconoscimento per il lavoro che fa e non il contrario, insomma, altrimenti diventa tutto un forse troppa TV talk show di un certo tipo dove si vuole apparire a tutti i costi e quindi questo mercato trova comunque gente disponibile a pagare pur di farsi vedere indipendentemente dalla qualità, non so, c'è un qualcosa a monte che distorce tutto, insomma, no? E quindi va anche a scapito di chi invece lo intende in un'altra maniera questo tipo di attività. Guarda caso che proprio la politica è al centro di certi meccanismi. E vabbè, insomma, al di là di ogni polemica, il momento bello è live, quando sali sul palco, hai il pubblico davanti e veramente comunichi qualcosa. C'è un posto dove possiamo andare a cercare le date dei vostri live? Suppongo Facebook. Sai, sì, c'è allora il mio indirizzo www.cartolinedautore.blogspot.com. Trovate tutto quanto, le date sia delle presentazioni che dei concerti che facciamo in giro e trovate anche le mazurche clandestine. C'è questa bella novità che ho scoperto, questa viene proprio dalla musica popolare. Venendo io da una realtà di gruppi in cui c'era bisogno, basso, batteria, chitarra, tastiere, elettricità, il palco che tu hai detto, i permessi, il posto, il luogo fisico, la pubblicità da fare, ossia organizzare qualsiasi cosa diventava un'impresa. La mazurka clandestina ti stacca dalla corrente, devi solo pensare a una bella piazza che ti piace, devi solo pensare, prendi la chitarra, lo strumento che hai e vai a suonare. Queste ne facciamo parecchie. Qualsiasi cosa che non abbia bisogno dell'elettricità, le facciamo. Una delle più famose nella nostra zona è nella selva di Gallignano a metà agosto, quella è raccomandabile a tutti i lupi mannari come noi, perché giustamente, no? E la prossima probabilmente è il 26 di dicembre, in una piazza caratteristica di Iesi, siamo nelle Marche, tu devi tornare per i vinci sgrassi, quella potrebbe essere un'occasione per digerire quello mangiato prima e per ballare insieme a noi. Anche a Iesi ci sono dei buoni vinci sgrassi, sì. Ma c'è una cosa che è anche molto interessante, che è il tormentone di Mini Radio Web, e adesso ve lo beccate. Ascoltatore di Mini Radio Web, smetti di essere ascoltatore passivo, diventa ascoltatore attivo. Che significa? Che se questa intervista ti ha attratto e questa musica ti interessa e questa forma di spettacolo ti interessa, e cercando sulle date sul Blogspot vedi che nella tua città non è prevista una data, cosa devi fare? Devi andare nel locale più bello della tua città, parlare col direttore o col proprietario e gli dici: se mi fai venire qui Silvano e Tullio a fare uno spettacolo, io ti porto tutti i miei amici, gli amici dei miei amici, ti riempiamo il locale, tu avrai il locale pieno e noi avremo i tre vantaggi. Questo è il tormentone. Primo,
un concerto e uno spettacolo indimenticabile. Secondo, il disco portato direttamente al locale in modo da poterlo acquistare dalle sue mani, ma soprattutto chi insisterà abbastanza, come farò io fra un attimo, avrà l'autografo con la dedica sulla copertina. Bisogna che rassicuriamo chi ascolta, però possono venire anche se non hanno la barba e i capelli lunghi. Non siamo così selettivi su via. Anche senza sciarpa rossa? Eh no, quella dipende. Se c'è il vento e aria, portatevela. Serve sempre. Benissimo. Allora, siamo pronti per un ultimo brano. Qua, come si chiama l'ultimo brano che ascoltiamo? Il vento del nord. Perché vediamo di far soffiare ancora questo vento, che sia del nord, del centro, del sud. Non lo interrompiamo, non tiriamo sui muri per fermare questo vento. Tanto li butterà giù. È inutile. Questo è un vento del nord che poi alla fine della canzone diventa anche un vento del sud, insomma. Io oggi per il referendum farei ispirare il vento del no. Comunque, ognuno è libero di scegliere. Allora, ascoltiamo Il vento del nord da Silvano Staffolani e Tullio Bugari a Mini Radio Web. Non si può cambiare il vento quando canta che pare un fiume. Era figlio nostro e di un'aspra terra, salì partigiano a fare la guerra, scalò i monti per combattere sotto i profondi cieli della Carnia. Quando scese era il vento del nord, quando scese era il vento del nord, quando scese era il vento del nord. Si può ingabbiare il vento quando le parole sono un fiume, bagna dolce questa aspra terra, cerchiamo la vita, ci danno guerra, zappiamo curvi per sopravvivere. Sarà nostro questo cielo di Sicilia, forte e dolce come il succo di un agrume, forte e dolce come il succo di un agrume, forte e dolce come il succo di un agrume. 10 marzo anno 48, l'anno che inghiotte placido risotto, il vuoto non lo puoi raccontare, non si può smettere di respirare, il vento non si placa se lo chiudi in gabbia. Può restare vuota la nostra rabbia, dilagheremo ancora su queste terre, dilagheremo ancora su queste terre, dilagheremo ancora su queste terre. 10 marzo anno 50, non si può ingabbiare il vento quando la gente è un fiume, dilaga sulle trazzere e i latifondi, fanfari, bandiere, muli e carretti.
terra a dividere e a seminare siamo noi. Ora il vento del sud, siamo noi. Ora il vento del sud, siamo noi. Ora il vento del sud. Questo era Il vento del nord, Silvano Staffolani e Tullio Bugari a Mini Radio Web, e a questo punto dobbiamo arrivare ad una conclusione, perché non è che un'intervista può durare in eterno, deve avere anche un punto di riferimento, di fine. Allora, i siti i siti e i social network da seguire, ripetiamoli proprio tutti quanti. Certo, io sono Silvano Staffolani, mi trovate su Facebook, nome e cognome, altrimenti www.cartolinedautore.blogspot.com trovate tutti i CD che adesso faremo vedere, e sono liberamente scaricabili, non sono protetti da diritto d'autore, non c'è SIAE, c'è solo musica. Andate, e questi però sono quelli precedenti a Tullio? Precedenti? No, c'è anche quello di Tullio. Sono tutti disponibili e tutti liberamente scaricabili, ascoltabili in streaming, fateci quello che volete, vi stampate la copertina e quando ci vedrete invece in giro, quanto costa quello autografato? Perché tutto il resto è gratis, l'autografo e piazzeremo una tariffa speciale, no? Se sigla o firma intera. Anche lei, sì. E la dedica anche, con affetto, simpatia e stima. E tante altre cose. Grazie. Quindi, veramente. Questo è il riferimento sul web. Se invece uno ti vuole scrivere per mandarti un messaggio d'amore, di stima o di insulto, No, c'è anti-spam, arrivano solo quelli di stima, gli insulti non arrivano, quindi no, assolutamente, perché ho ben programmato tutto, arriva c'è solo un filtro. Un filtro che li ferma tutti praticamente, nessuno scrive. Quindi su Facebook ti possiamo contattare. Allora, a questo punto c'è un altro rito importante di Mini Radio Web, che è l'augurio super classico, al quale devi trovare una risposta creativa, perché io ti dirò in bocca al lupo e tu mi risponderai? Magari. Sì, perché se ti prende il lupo nella bocca, ti tiene nella bocca, ti tiene difeso, ti porta dove vuole lui, ma vabbè, non fa niente, facciamoci questo giro, l'importante è sapere che siamo sani e salvi dall'inizio, viaggio e arrivo. E per Tullio ancora un in bocca al lupo. E viva il lupo, che è il nostro simbolo anche della vita che ancora dovrebbe scorrere in questo nostro Appennino, così, in un momento così particolare. Un Appennino veramente torturato. Bene, ragazzi, è stato bellissimo e adesso andiamo al live. Sì, tra poco, adesso ci stappiamo una bottiglia di Rosso Conero e poi scorrerà da solo tutto quanto. Grazie, ciao. Ciao, a presto. Ciao, grazie a voi.